Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess, ma soprattutto benvenuti nel nostro ufficio che oggi, come tutti gli altri giorni, è un vero delirio. Ma non siamo qui per parlare di questo, oggi vi porto con me a fare una bella giornata con questo Oppo Reno 6 Pro che abbiamo già recensito, trovate la recensione nell'info box e da qualche parte qui. Questo l'ho fatto la Gherica, io invece oggi mi focalizzerò più sulla parte di creazione di contenuti. Quindi mi seguirete durante questa lunghissima giornata con mille cose da fare e vediamo come si comporta. Comunque io faccio finta di lavorare, ma la Gherica, anche lei, non è che scherza, eh? Cioè, no, scherziamo, io sto lavorando davvero, mi finta di lavorare. Ah! Tutto bello, dobbiamo andare a pranzo, io ho fame. Andiamo. Ho già detto che io ho fame. Sì, abbiamo capito, presto. Dai, la Gherica, che qualche giorno fa era il compleanno di Valeria. Ti facciamo aprire. Valeria, se, solo per farti fare se, non, se non sono se buoni, non ti piace, è colpa di Eric. Allora, io prendo questo. Intanto sono qui con Valeria che è acidissima, ce l'ho, yogurt scaduto da 15 giorni. La mia dolcezza è andata male, che vuoi la mia vita? E poi c'è la Gherica che vabbè la dolcezza non sa neanche cosa sia. Ma come ti permetti? E poi ci sono io che sono simpatica e basta. Comunque per vostra informazione quello che avete appena visto si fa così, su altro e poi dov'è doppia vista? Dov'è video qua? Ta-da! E potete scegliere diverse visualizzazioni nel pallino o diviso così. Io vado, dillo adesso che non mi mancherò. No, non ci mancherai neanche un po' proprio. Siete delle persone orrende. Io non ho detto niente. Tu la stavi guardando con sguardo di approvazione. Va bene, vado via. Ciao, zio. Ti vado l'opzione ultra steady per avere tutto super liscio, ma non posso usare il grandangolo. Vi mostro anche come potete passare dal grandangolo alla fotocamera principale in modo abbastanza fluido. Si vede un po' il passaggio da un sensore all'altro. Se invece continuo a riprendere me stessa vedete bene come mi tracca il volto. Vediamo un po' come se la cava con l'ultra steady in condizioni così, non di luminosità eccelsa. Non sembra male, non pare. No, la mia macchina, ma sì. Ecco qui una delle più interessanti macchine che ho provato nell'ultimo periodo. Vediamo qui come gli scattiamo una bella foto. Ne scattiamo anche uno. Sono arrivata a destinazione, piango un pochettinissimo perché dover restituire questa macchina, non lo so, mi è entusiasmata un po' abbastanza tanto. Prendo il telefono, prendo Google Maps e vado in ufficio. A parte il freddo tremendo, batteria siamo messi molto bene, siamo al 61%, ho messo San Donato a piedi, 24 minuti, ah! Ogni tanto faccio anche un po' di attività, andiamo, avvia. Non potete capire che freddo fa, tremendo, non l'avevo messo in conto. Ma 10 minuti, arrivo alla metro. Beh, dopo 25 minuti sono sopravvissuta e sono a San Donato. E adesso posso raggiungere l'ufficio. Yeah.
Tanto fa sempre più freddo, sto aspettando magari perché dovrebbe raggiungermi a momenti. Volevamo fare un po' di foto proprio qui, qualche clippettina video per testare le ultime cose. Niente, mi piaceva tenere l'effetto bellezza, la Gary che è venuta a darmi una mano con un effetto bokeh come si fa. L'ho fatto uscire al freddo, fa un freddo pau. Ah, quelli lì di freddo. Questo è un esempio e ti ringrazio per la posa. Ne abbiamo anche di migliori? No, meglio che ok. Abbiamo un meraviglioso esempio di effetto bokeh. Guarda, cioè sei scontornata notevolmente. C'è del professionismo, secondo me. Ti tracca anche? Gaulenti. Donna distinta in Gaulenti. Questo è un nuovo esperimento, Fiona. Questo è un nuovo esperimento con il 2x. C'è un po' di rumore, però lo scontornamento è comunque interessantissimo. Sempre donna distinta, un po' imbarazzata in Gaulenti. Questa è la prova dell'ultra steady con una mano, perché fa molto freddo. Fa steady al buietto. Andiamo a casa che fa molto freddo. Comunque quando si è in modalità ritratto funziona così. Lo schermo si sbianca completamente in modo da darvi un po' di riflettimento sul viso e in modo da schiarirvi e rendervi più presentabili. Sto tenendo la mascherina anche all'aperto perché ovviamente fa freddo, peraltro. Ore 19.54, 37% di batteria. Termina qui la mia giornata, sono distrutta, ho preso tanto di quel freddo che niente. Ci dormo sopra su questo Oppo Reno 6 Pro e poi vi racconto che cosa mi è piaciuto a mente fredda, tutto bello per voi, disteso. Ci vediamo tra pochissimo in studio. Eccoci qui in studio per tirare un po' le conclusioni, ma soprattutto per rispondere a una domanda. Questo Oppo Reno 6 Pro può davvero fare al caso di noi creator? Che poi nella vita siamo tutti un po' creator, dai, lasciamocelo dire. Ribalto la domanda, può fare al caso di chi ha tanta creatività? Per me la risposta è sì, perché oltre ad avere un comparto fotografico performante, e per questo vi rimando alla video recensione della Gherica, ColorOS 11.3 ha tantissime funzioni software integrate che vi semplificano la vita di tutti i giorni. La prima che ho apprezzato è quella che permette di cancellare cose, persone, città, animali, non è il gioco, cioè facciamo cose. È bello quel gioco. Lo so, era divertente, dallo sfondo. Basterà cliccare su modifica e poi procedere con gomma da cancellare e iniziare a sperimentare con il dito. È un'opzione che personalmente ho sempre usato su Lightroom Mobile e in questo caso è integrata direttamente all'interno dello smartphone. Ho apprezzato tantissimo anche la qualità della sfocatura dello sfondo in modalità video. Nonostante la scarsa luce ambientale e la mia distanza dall'obiettivo, la sfocatura è ben fatta, ad eccezione di un po' di rumore di fondo, ma quello è fisiologico ed è conseguenza della poca illuminazione della scena. Vi ricordo che video e fotoritratto con effetto bokeh sono ottenuti ovviamente in modo digitale, attraverso l'utilizzo di un algoritmo con intelligenza artificiale e che rispetto al passato è stato nettamente migliorato in seguito a diversi aggiornamenti software. Per la fotocamera frontale ottima anche la funzione flash luce di riempimento, che permette di avere una specie di aura bianca data dallo schermo che si illumina e che fa la differenza sull'incarnato anche al buio pesto, sia al buio pesto, che è una nuova ricetta, sia in modalità foto che video. Pratica anche la funzione che permette di fare screenshot durante la visione di un video registrato per poterne poi estrapolare dei fotogrammi senza dover fare gli scomodi screenshot, poi ritagliare e tutte quelle robe lì che danno fastidio e fanno perdere. Per il resto, a distanza di qualche mese dal lancio, Oppo Reno 6 Pro si conferma un ottimo smartphone per la vita di tutti i giorni, ma anche per usi più specifici come quello dei creator. La batteria è durevole e non si inchioda mai durante l'utilizzo. Insomma, con i suoi 799 euro, che ovviamente è un prezzo di listino al netto di sconti vari ed eventuali su Amazon o sul sito di Oppo, questo smartphone è davvero degno di nota. Se state cercando un nuovo smartphone, sicuramente potrebbe fare il caso vostro. Se avete dubbi, domande, incertezze e perplessità, sapete già a chiedere. L'ho detto in italiano un po' strano, comunque era la Gherica. Ciao!